Buona giornata e ben trovati per la prima edizione del telegiornale. È ancora caos in Catalogna dopo che ieri il presidente Puigdemont ha deciso di confermare l'indipendenza scaturita dal referendum catalano dello scorso 1 ottobre. Ma Madrid è pronta a dare una risposta la più immediata possibile. Il premier spagnolo Mariano Rajoy infatti ha convocato per la giornata di oggi una riunione straordinaria del governo che dovrebbe decidere sulle intenzioni golpiste dei catalani. Nonostante Puigdemont abbia detto che non siamo né pazzi né tantomeno golpisti, vogliamo solo la nostra autonomia. Erano molti in piazza tra unionisti ed indipendentisti ieri ad ascoltare il discorso del presidente catalano. Rajoy deve anche moderare con quale situazione determinare questa scelta dopo che lo scorso 1 ottobre nel referendum la polizia era intervenuta in maniera pesante, colpendo anche persone inermi, e su quel fatto c'erano state molte critiche da parte della comunità internazionale. Adesso andiamo a Cerignola nel Foggiano, dove il corpo di polizia municipale, in una nota diramata agli organi di informazione, prende posizione sulle varie situazioni della classe politica che si cerca di denigrare l'operato appunto dell'intero corpo di polizia municipale, che nonostante sia di 30 unità rispetto alle 120 previste dalla pianta organica, deve riuscire a rispondere a tutte le segnalazioni provenienti dai cittadini. A dispetto dei precedenti anni, il Corpo dei Vigili Urbani si è dotato di un regolamento capace di essere più vicino alle loro richieste. Vogliamo che gli attacchi politici tra maggioranza e opposizione restino tale e non invanghino il nostro nome, hanno detto nella nota. Il presidente della giunta regionale pugliese Michele Emiliano smentisce la situazione inerente a un accordo tra i lavoratori dell'ex ghetto e la regione Puglia per quanto riguarda la distribuzione di acqua potabile. Il gran ghetto, dice Emiliano, era stato sgombrato dalle forze di polizia pochi mesi fa a seguito della denuncia da parte della regione per l'occupazione abusiva di quell'area. Tra l'altro, non esiste per questa ragione, conferma Emiliano, alcun accordo tra la Regione Puglia e gli occupanti abusivi del ganghetto finalizzato alla distribuzione dell'acqua. Ogni atto che favorisca il permanere di quella occupazione rischia di finire in un reato penale. In chiusura alla vicenda del Parco del Gargano, in relazione alla questione della nomina del nuovo presidente, il WWF ha maturato la consapevolezza che l'area protetta abbia bisogno di una figura di alto profilo, per intenderci un manager dell'ambiente, con molte esperienze maturate sul campo. Il WWF oggi ha giudicato inopportuna l'eventuale nomina dell'avvocato Maggiano, che è tra i candidati proposti dai vari sindaci del Gargano. A tale proposito, tutti i soggetti citati si sono poi detti certi che l'avvocato Maggiano saprà evitare situazioni di conflitto di interessi e dunque il WWF vigilerà sulla questione. È tutto per quanto riguarda questa prima edizione del telegiornale. Grazie per la vostra attenzione. Prossimo appuntamento, notizie e approfondimenti come sempre questa sera alle 19. Buon inizio di giornata e a più tardi.